Ma che bello, finalmente sta arrivando il Natale. Per me è il periodo più bello dell'anno e la festa che amo di più, anche se quest'anno magari sarà un pochino diverso, lo so, però comunque voglio festeggiarlo nel modo più sereno possibile. E come primo video ho pensato di preparare una torta in tema Frozen, che come di consueto negli ultimi anni ormai Frozen significa anche Natale, almeno per i più piccini. Come potete vedere, io ho già preparato la mia torta e adesso la vado a farcire con della deliziosa crema al mascarpone. Il primo strato sarà color lilà, che è il colore che mi ricorda molto Anna. Quindi poi ho aggiunto invece il secondo strato di torta e l'ho farcita questa volta con la crema color celeste, che invece ricorda più Elsa. Al terzo strato invece di torta di nuovo ho aggiunto il colore lilà e infine ho terminato con il mio quarto strato di torta. A questo punto invece ho ricoperto tutta la torta con della panna vegetale di color bianca. A questo punto tolgo tutta la panna in eccesso, poi la metto in frigo facendo irire un pochino e la ricopro con dell'altra panna. E questo è un procedimento che faccio più volte e meno esperti si è, più volte andrete a fare questo procedimento, fino a quando non sarete sempre più pratici e riuscirete a fare i lati della torta sempre più lisci ed omogenei. Nel frattempo andiamo a realizzare le decorazioni ed iniziamo con la testa di Elsa, che è più o meno un ovale, e con le dita invece premiamo per iniziare a creare gli occhi. Dopodiché incidiamo il naso e lo dobbiamo premere verso il centro ed alzare la pasta di zucchero in modo leggero e delicato. Creiamo i buchetti per le narici e poi facciamo un taglietto per iniziare invece la realizzazione delle labbra. Alziamo il labbro superiore e diamo forma al labbro inferiore. A questo punto ho aperto leggermente le labbra in modo da inserire un pezzettino di pasta di zucchero bianca per realizzare anche i denti di Elsa. Poi con un pennello in silicone ho disegnato gli occhi. Adesso invece andiamo a realizzare anche la testa di Anna. Questa volta però non guarderà in modo frontale, ma proprio come è nella foto, faremo in modo che guarderà invece verso sinistra. Il procedimento è sempre lo stesso. Prima di tutto andiamo quindi a dividere il volto in due e premiamo leggermente con il manico di un pennarello. Con le dita premiamo dove andremo a realizzare gli occhi, quindi incidiamo il naso sempre premendo e alzando la pasta di zucchero nella parte centrale del volto. In questo caso sarà leggermente sulla sinistra. Facciamo due buchetti per realizzare le narici e poi un taglietto per le labbra. Quindi diamo forma un po' a queste labbra alzando leggermente le labbra superiori e poi diamo forma anche alle labbra inferiori. Il mento mi sembrava ancora un poco troppo pronunciato, quindi ne ho tagliato un pezzettino e adesso mi sembra molto migliorato. Quindi disegniamo gli occhi e l'occhio destro è molto più semplice da realizzare dal momento che c'è più spazio, invece l'occhio sinistro è un po' più difficile, ma il procedimento, la tecnica è sempre quella. Quindi adesso abbiamo entrambi le teste e andiamo a lavorarle assieme. Prima di tutto premiamo ancora di più il centro dell'occhio in modo che poi abbiamo un po' più di spazio per andare ad aggiungere della pasta di zucchero bianca. Per premere la pasta di zucchero ho utilizzato un attrezzo a palla piccolo e questo è uno dei più piccoli che ho e lo preferisco perché in questo modo ho molto più controllo sulla pasta di zucchero. E siccome questa parte di pasta di zucchero era ancora un pochettino regolare,
L'ho voluta rendere ancora più liscia utilizzando il manico del pennello. Adesso quindi possiamo inserire la pasta di zucchero bianca, che avrà il più possibile la stessa forma dell'occhio. Questo ci aiuterà tantissimo. Comunque poi l'andremo a sistemare anche dopo. Con l'aiuto di una cannuccia vado a disegnare l'iride. In questo modo sarà molto più facile da dipingerla. A questo punto vado a dipingere l'iride con del colorante gel alimentare naturalmente. E inizio prima di tutto a dipingere la circonferenza con una gradazione di blu un po' più scura. Invece all'interno la andrò a dipingere con del celeste, quindi una tonalità di blu molto più chiara. Per realizzare invece le pupille vado ad utilizzare una pallina color nera, la schiaccio e la posiziono al centro dell'iride. A questo punto vado ad aggiungere una striscetta di pasta di zucchero color carne per realizzare la palpebra mobile, ma lo farò soltanto su Elsa. Anna nella foto non sembra mostrare questo dettaglio. Con l'aiuto del Leaf Shaper poi vado a premere questa parte di occhio in modo da farla sembrare più realistica possibile. Una volta che sono soddisfatta di come la palpebra mobile è venuta, vado ad aggiungere un po' di colore, un po' di tra virgolette make up, utilizzando questa palette alimentare e utilizzando questo colore che mi piace tantissimo, anche perché ha tutti i glitter. Per dipingere invece le ciglia uso del colorante alimentare nero e dipingo anche un pochettino sotto l'occhio, nella parte interna. Quindi dipingiamo anche l'occhio sinistro e cerchiamo anche di dipingere delle minuscole ciglia utilizzando un pennello dalla punta sottile sottile sottile. Adesso aggiungiamo delle puntine di colorante bianco all'interno della pupilla e poi leggermente anche all'interno dell'iride. In questo modo avrà l'occhio una lucentezza in più. È la stessa cosa vado a fare su Elsa, quindi aggiungo il colorante bianco all'interno dell'iride e poi vado a dipingere un puntino anche nella parte interna della pupilla. Quindi non ci rimane che dipingere anche il contorno occhi su Anna. Per dipingere le sopracciglia ho deciso di usare del colorante marrone invece di utilizzare un colorante nero, perché in questo modo il volto sembra più dolce e più carino. È lo stesso colore che ho utilizzato per Elsa, vado ad utilizzare su Anna. Per dipingere invece le labbra ho utilizzato un colorante fucsia, molto 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 carino e molto forte. A questo punto ho aggiunto un po' di colore al volto per dare anche un po' più di profondità. Sempre utilizzando questa palette alimentare ho utilizzato il rosa e non soltanto aggiungo della profondità sulle guance, ma anche sopra la testa e ai lati del mento.
adesso iniziamo a creare i capelli di Elsa e più esattamente iniziamo realizzando la treccia. Quindi avremo bisogno di 3 cordoncini color giallo molto chiaro che andremo ad intrecciare alternandoli. Misuriamo la lunghezza della treccia e quindi premiamo e tagliamo la parte in eccesso. Nella parte finale della treccia andiamo ad aggiungere della pasta di zucchero a forma di goccia proprio per creare il finale di questa treccia molto molto carina. E poi andiamo a incidere tante lineette in modo da farla sembrare più realistica possibile. Una volta che la treccia è stata fatta, andiamo a posizionarla dietro la testa di Elsa, tagliando anche la parte in più che non ci serve. E adesso quindi possiamo iniziare ad aggiungere tante ciocche sopra la testa, in modo da realizzarle la folta capigliatura. Ma siccome le andremo a posizionare davanti la torta, non abbiamo bisogno di realizzare tutti i capelli che sono dalla parte posteriore della testa, perché comunque non si vedranno, anche se dobbiamo stare attenti a non lasciare nessun vuoto. A questo punto però, prima di terminare di aggiungere altre ciocche, andiamo ad aggiungere le orecchie, che poi si ricopriranno dalle altre ciocche. E di nuovo, per incidere i capelli, andiamo ad utilizzare l'attrezzo a punta. Quindi adesso andiamo a terminare anche Anna, ma questa volta aggiungiamo un orecchio, quello destro, prima di aggiungere i capelli, e ricopriamo la testa con una pallina schiacciata con della pasta di zucchero color marroncina, ma con dell'aggiunta di rosso. E poi andiamo ad aggiungere un'altra ciocca di pasta di zucchero da dietro la testa, che poi però andiamo a tagliare tutta quella che non ci serve. A sinistra invece aggiungiamo delle ciocche di capelli ondulati, e mentre che comunque aggiungo queste ciocche, guardo sempre la foto che mi sono stampata, in modo da avere sempre una guida. A questo punto prendo un cordoncino e lo attorciglio su se stesso e lo vado ad adagiare sopra l'orecchio in questo modo. E poi vado aggiungendo altre ciocchette dalla parte frontale di Anna. Ed infine incido di nuovo l'effetto dei capelli. Aggiungo una ciocca proprio piccola 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 davanti l'orecchio. A questo punto entrambi le teste sono state realizzate, quindi passiamo alla realizzazione del corpo. Poi per realizzare le spalle aggiungo della pasta di zucchero blu ai lati. Sotto invece andiamo a realizzare il corpo e parto da una pallina che poi piano piano la vado a scolpire. Dopodiché, con il manico di un pennarello, premo in vita in modo da spingere la pasta di zucchero sul seno e quindi creare questa piccola protuberanza. Quindi vado a ricoprire utilizzando dei fogli di pasta di zucchero celeste, così quasi da avere una forma a V, un effetto a V, e ne aggiungo anche un altro sulla sinistra. Quindi faccio aderire per benino questi fogli di pasta di zucchero e taglio la pasta di zucchero in eccesso. Per realizzare la gonna di Elsa utilizzo sempre lo stesso colore di celeste e vado a creare una forma quasi a cono che vado a posizionare sotto il busto.
che vado a ricoprire di nuovo con un foglio di pasta di zucchero celeste, faccio aderire per benino e taglio la pasta di zucchero in eccesso. E siccome non voglio l'intero corpo di Elsa, vado a tagliare un pezzettino di gonna. Al centro incido la gonna, tolgo un pezzettino di triangolo e all'interno di questo triangolo lo vado a dipingere con del colorante in polvere più scuro. Dopodiché vado a realizzare la cintura e tolgo la pasta in eccesso. Poi ancora continuiamo ad aggiungere il mantello di Elsa. A questo punto passiamo a realizzare invece Anna, il corpo di Anna, e partiamo proprio dal collo. Poi aggiungo il colletto di un blu molto scuro. A questo punto sono passata un po' a realizzare Elsa, un po' Anna, perché in base alla foto pensavo che fosse la cosa più giusta. Quindi ho aggiunto due cordoncini per realizzare le braccia di Elsa, ma ne ho realizzato al momento soltanto uno e poi il secondo braccio lo aggiungerò dopo. Quindi ho aggiunto della pasta di zucchero viola scuro per il corpo di Elsa e poi utilizzando sempre il colore blu scuro ho aggiunto un braccio che andrò a ricoprire un pezzettino con il mantello viola. Poi continuo ad aggiungere dei pezzettini di mantello. A questo punto ho realizzato anche il secondo braccio di Elsa, lo vado a piegare e lo lascio in questo modo perché prima devo andare a dipingere la cintura e l'ho dipinta con del colorante bianco che come vedete ha dei segnali quasi come se fossero delle V, ci sono quelle più grandi e poi quelle più piccoline. Poi ho aggiunto altri pezzettini di pasta di zucchero, però questa volta leggermente più chiaro, e li ho posizionati sopra le spalle di Elsa, che fanno parte anche del mantello. Ma invece di disegnarle, siccome erano molto piccole, ho deciso invece di incidere tutti i vari disegnini che vedevo sulla foto. E poi ho continuato aggiungendo altri dettagli sul vestito di Elsa e anche sul vestito di Anna. Per aggiungere un po' di glitter su Elsa ho utilizzato questi brillantini alimentari della Rainbow Dust che in effetti sembrano bianchi ma invece sono trasparenti. Sul braccio di Anna ho visto che ci sono altri dettagli in oro che ho aggiunto semplicemente che ho poi dipinti con del colorante oro. Quindi aggiungiamo le mani prima di tutto di Elsa e parto da un ovale schiacciato. Tolgo un triangolino e poi ho inciso tre lineette per realizzare le quattro dita e l'ho inserito all'interno della manica utilizzando uno spaghetto. A questo punto non potevo non realizzare Olaf che è troppo carino e poi semplicissimo da fare. E per il corpo ho realizzato un ovale e invece per i piedini due palline. Ho posizionato il corpo sopra i piedini schiacciati un pochino e all'interno per sorreggere tutto il peso e anche la testa ho inserito uno stecchino
lungo. Dopodiché ho inserito un altro ovale che è sempre parte del corpo di Olaf. Per realizzare i bottoncini che Olaf ha davanti, ritaglio 3 cerchetti utilizzando una cannuccia e della pasta di zucchero nera. E quindi li vado a posizionare davanti. Quindi andiamo adesso a realizzare anche il volto di Olaf e partiamo da un ovale, anche se da sotto è un pochettino più appuntito, e lo schiacciamo leggermente dal davanti anche. Adesso lo prendiamo e sopra l'andiamo a rotolare con le nostre dita, e questa è la parte dove andremo a creare gli occhi. Per realizzare la bocca, prima di tutto andiamo a disegnarla e poi la tagliamo con un bisturi. La sistemiamo un pochino, la facciamo diventare un po' più liscia questa parte e alziamo il musetto. Poi la riempiamo con della pasta di zucchero di color blu notte. Olaf ha questi dentoni davanti che sono troppo carini, e per realizzarli andiamo ad aggiungere un rettangolo, più o meno un rettangolo di pasta di zucchero bianca, che è però arrotondata agli angoli. Con l'aiuto di una cannuccia andiamo ad incidere gli occhi, e per le pupille aggiungo 2 palline di pasta di zucchero nera che poi schiaccio. Per realizzare le sopracciglia aggiungo 2 pezzettini di pasta di zucchero nera al di sopra degli occhi. Al momento, come vedete, ancora non sembra Olaf, ma vedrete che quando aggiungeremo la carota come naso cambierà il volto completamente. Comunque mi piace come sta venendo fuori, perché comunque mi piace quel sorriso un po' furbetto che ha. Comunque, come vedete, sto al momento dipingendo il contorno occhi di Olaf, un po' sopra e soltanto un po' sotto un pochettino, utilizzando il blu, perché in effetti Olaf ha troppo freddo. Prima di aggiungere il naso andiamo a crearci il solco con la punta di un pennello, e creiamo questo solco proprio per avere un pochettino più di stabilità quando andremo ad inserire la carotina. Come potete vedere, sto realizzando la carota con della pasta di zucchero arancione, e poi ho fatto dei taglietti per inciderla un pochino, per renderla più realistica. Quindi prima di inserire la carota inserisco un pezzettino di spaghetto e poi inserisco anche la carotina. Ma prima di aggiungere la testolina al resto del corpo andiamo a tagliare lo stecchino, una parte di stecchino. Quindi adesso possiamo inserire la testa, una volta però che è asciutta e si è indurita un pochettino. Non aggiungerla subito, altrimenti la testa cambierà forma. Utilizzando della pasta di zucchero marroncina abbastanza lunga, andiamo a realizzare le braccia di Olaf e faccio dei taglietti per realizzare le dita. Adesso li vado a posizionare davanti il corpo di Olaf. Come vedete, a sinistra è un pochettino marroncino il corpo, perché io ho già provato a realizzarli ma erano troppo lunghi, quindi l'ho dovuti tagliare, però adesso sono, secondo me, della misura perfetta. Continuando ad utilizzare sempre la stessa pasta di zucchero marroncina, vado a ricavarmi il ciuffetto di Olaf che ha in testa. E prima di inserirli vado a fare dei buchetti. Facendo così la pasta di zucchero starà più dritta. Un altro animaletto che era troppo carino, non poteva non mancare, è anche la salamandra Bruni. E per realizzarla ho iniziato creando 4 piccole palline di pasta di zucchero blu scura. Poi le ho quasi dato la forma di un cono, però da sotto è piatto. Per realizzare il corpo invece parto da una pallina,
e poi gli do una forma a cono un po' allungata e un pochettino anche curvata, ma prima vado a ritagliare dei triangolini dai piedini che ho allargato un po' di più, e togliendo questi triangolini mi sono creata le dita. Quindi adesso possiamo andare a posizionare il corpo sopra i piedi e adesso non ci rimane che realizzare anche la testa. Partendo da un ovale in modo orizzontale, tagliamo poi la bocca, l'apriamo un pochino, inseriamo della pasta di zucchero rosa al suo interno e con un attrezzo a palla premiamo e alziamo la pasta di zucchero verso sopra in modo da realizzare dei solchi per gli occhi. Quindi aggiungiamo delle palline di pasta di zucchero bianca e li premiamo leggermente. Aggiungiamo della pasta di zucchero color celeste per realizzare le iridi e poi aggiungiamo invece per le pupille, come al solito, delle palline di pasta di zucchero nera. E per creare i punti luce dipingiamo con del colorante bianco. Aggiungiamo poi dei rombi rosa sulla schiena della salamandra di Bruni e poi infine aggiungiamo anche un ovale allungato rosa per creare la lingua del nostro Bruni. Adesso invece andiamo a decorare la torta, dal momento che tutto il resto delle decorazioni sono state già fatte. Davanti la torta, utilizzando la panna vegetale che è rimasta, quella di color lilla, e un pennellino ho dipinto delle macchie qua e là per realizzare una specie di effetto a rilievo. Poi ho aggiunto anche un po' di celestino per dargli ancora un po' più di colore e poi ho iniziato anche a dipingere delle montagne, quella centrale un po' più alta e poi ai lati quelli più bassi. Poi ho aggiunto anche della panna vegetale bianca, a cui ho aggiunto del colorante bianco per renderla ancora con un colore ancora più vivo, proprio più bianco, e in questo modo sembra che sulle montagne ci sia della neve. E dopodiché, siccome mi sembrava ancora troppo bianco, ho aggiunto dell'altro celeste per realizzare proprio questo cielo dai colori meravigliosi. Quindi poi davanti ho aggiunto Elsa che si attacca grazie alla panna vegetale e poi ho aggiunto ancora Anna, i capelli di Anna. Poi a questo punto mi sembrava che era ancora vuota, quindi ho aggiunto ancora più panna vegetale bianca, quindi ancora più neve, e siccome le montagne erano nascoste ho pensato di alzarle, di farle più alte. Poi mi sembrava anche carino aggiungere dei fiocchi di neve sulla torta. Ed infine aggiungiamo i nostri due personaggi simpaticissimi, Bruni e Olaf. Ed ecco la torta, adesso è terminata e io spero tantissimo che vi sia piaciuta, che vi sia piaciuta la mia idea o che anche vi abbia dato ispirazione per una vostra torta con tema Frozen. Per oggi è tutto e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao!